L'ISIL tenta di sbarrare la strada alle truppe irachene anche con le autobomba. Mentre i combattimenti continuano nei quartieri orientali di Mosul, un kamikaze ha fatto esplodere il suo veicolo davanti a un gruppo di soldati, causando un numero imprecisato di vittime. Più a sud, a Shirkat, il sedicente Stato Islamico ha ucciso 5 poliziotti e 7 miliziani di tribù sunnite che sostengono il governo di Baghdad. Abbiamo vissuto in condizioni molto difficili per più di 2 anni e mezzo, racconta un abitante di Mosul. Ci hanno imprigionati in tutti i modi, ci hanno tolto le linee telefoniche e le connessioni internet, hanno distrutto i nostri televisori e le parabole satellitari, siamo stati tagliati fuori dal mondo. Chi è riuscito a scappare si è trovato ad affrontare nuove incognite, a vagare in cerca di una sistemazione. Ayman è arrivata in questo campo profughi vicino a Bashika. Ora può raccontare ciò che ha vissuto da quando i jihadisti hanno preso il controllo della sua città. Eravamo a Salah ed-Din quando è arrivato l'ISIL e ci ha usati come scudi umani portandoci a Mosul. Siamo stati intrappolati a Mosul per più di 2 anni. Non lasciavano partire nessuno. Quando l'esercito è arrivato a Bawisa siamo scappati scavalcando muri per passare da una casa all'altra. Intanto l'esercito iracheno conferma di aver appena ricevuto 4 aerei caccia F-16. Fanno parte di una fornitura di 36 velivoli prevista da un contratto siglato con gli Stati Uniti. Finora ne erano stati consegnati 14.